La società scientifica più importante oggi, sia in Italia sia a livello internazionale, dà la possibilità ai soci e ai medici che fanno parte di questa società di eseguire un percorso formativo e una serie di test, di step e di esami per riuscire ad essere certificati in implantologia osteointegrata. È una sorta di conferma da parte della società del percorso formativo del medico e della qualità delle prestazioni che lui è in grado di erogare. E non è una cosa che nessuno ti obbliga a fare, sei tu che decidi di intraprendere questo percorso. Il percorso è piuttosto lungo perché ci sono delle lezioni e della formazione molto lunga da seguire, c'è tutta una serie di esami e poi si conclude con una parte dove bisogna discutere dei nostri casi clinici con una commissione scientifica al congresso internazionale. E quello è un po' lo step più difficile perché prima bisogna essere accettati a questa discussione e poi chiaramente bisogna risultare idonei dopo la discussione. Se tutto va bene, tutto viene superato al primo tentativo, ci vogliono 2 anni. Se non anche di più. Al momento sono il primo e anche l'unico italiano che l'ha ottenuta, perché è un percorso lungo, bisogna investirci veramente tanto tempo e per i professionisti come noi che sono già tanto impegnati dal lavoro è un investimento importante e se poi non va a buon fine e non la si riesce a ottenere, nessuno ci rimborsa il tempo perso. Per cui diciamo che la passione, il voler comunque arrivare a dimostrare il valore di quello che facciamo, che mi ha spinto a intraprendere questo percorso. Fortunatamente è andato a buon fine entro il minimo del periodo previsto, per cui diciamo che meglio di così non poteva andare.